Ciao, noi siamo Chiara e Luca. Questo è It's Your Time! Oggi prepareremo insieme i peperoncini dolci ripieni, morbidi e croccanti, davvero appetitosi. Prendiamo 250 g di peperoncini dolci, di vari colori. Rimuoviamo il picciolo e tagliamoli a metà nel senso della lunghezza. Mondiamoli togliendo i semi e rimuovendo i filamenti bianchi. Procedete così fino a terminare tutti i peperoncini. Questa ed altre 1000 ricette le troverete nel nostro sito www.itiortime.it. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sulla campanella per non perdere nessuna delle nostre meravigliose ricette. E se questa vi è piaciuta, mettete un bel like. Non dimenticatevi di condividere questo video con amici e parenti. Prendiamo ora 160 g di caprino o di capra o di mucca, se vi piace un pochino più dolce. Aggiungete un cucchiaino di prezzemolo disidratato, un quarto di cucchiaino di aglio granulare, mezzo cucchiaino di cipolla granulare e l'immancabile pizzico di sale. Mescolate bene affinché gli ingredienti siano tutti uniformi. Farciamo ora ogni falda di peperoncino dolce con la crema di caprino. Questa ricetta ha un basso contenuto in zuccheri ed è adatta anche per le diete low carb, chetogeniche e a basso indice glicemico. Guarniamo ora i nostri peperoncini dolci ripieni con i semini di sesamo. Noi abbiamo scelto quello bianco e quello nero per dare un tocco più pittoresco. Se volete cuocerli in forno tradizionale, infornateli a 205 gradi per 15 minuti. Se invece li volete cuocere in friggitrice d'aria, ricordatevi di spruzzare bene il fondo del cestello con un pochino di olio e poi di posizionare i peperoncini in un singolo strato, in modo che non si sovrappongano e possano dorare in maniera uniforme. Cuoceteli a 195 gradi per 10 minuti. Ed eccoli qua, appetitosi e pronti, semplicemente wow! Buon appetito! It's your time!